Ciao a tutti gli iscritti di Motori Online. Come ogni lunedì, io sono The Zapper e sono oggi sul canale per portarvi un video di curiosità sul mondo delle automobili. Oggi, come avrete intuito dal titolo, andremo a parlare delle auto più rare che ci sono in circolazione. Quindi ho selezionato alcune auto abbastanza rare basandomi su determinati criteri come numero di modelli prodotti, numero di modelli arrivati fino a noi, soprattutto per quelle create un po' di tempo fa, e soprattutto quanto sono state disposte a sborsare determinate persone per aggiudicarsi questi modelli durante delle aste. Quindi bando alle ciance e passiamo subito al video. Phantom Corsair. Dall'aspetto avveniristico, super moderno ed aerodinamico, somiglia molto alla Batmobile. All'epoca venne considerata una meraviglia dell'ingegneria, perché pensate, quest'auto fu costruita nel 1938. Venne commissionata da Heinz, il proprietario di un'azienda che produce salse per cibi. In poche parole, il ketchup. Il progetto era di creare comunque pochi esemplari per renderla un'auto esclusiva, ma con la morte di Heinz il progetto venne abbandonato e questa rimane l'unica rappresentante di quell'idea. Oggi, se venduta all'asta, si pensa potrebbe raggiungere facilmente un prezzo superiore ai 10 milioni di dollari. Ferrari 250 GT Spider California. In quarta posizione, un gioiello made in Italy, ossia la Ferrari 250 GT Spider California, nella sua versione detta a passo corto. Furono costruiti solo 55 esemplari di questo modello, l'ultimo all'inizio del 1963. Oggi ne rimangono meno di una trentina. Rappresenta una delle vetture più iconiche prodotte da Maranello. Una Ferrari 250 GT Spider California nera, appartenuta all'attore James Coburn, il 18 maggio 2008 fu battuta all'asta per la cifra record di 10,9 milioni di dollari, circa 6 milioni e 400 mila euro al cambio dell'epoca. Ad aggiudicarsela fu lo showman inglese Chris Evans. Zenbo ST1. Se date un'occhiata alla mappa mondiale delle supercar, vedrete che la Danimarca non è molto presente. Nel 2009 Jesper Jensen si pose l'obiettivo, quasi una missione, di cambiare lo stato delle cose con la sua hypercar Zenbo ST1. Nel cuore della ST1 c'è un motore V8 turbo da 7000 cm3 con compressore volumetrico in grado di funzionare sia a benzina sia a bioetanolo, per erogare 1104 cavalli. Grazie a un peso a vuoto di poco superiore alla tonnellata e mezza, gli rende possibile avere un rapporto potenza-peso di oltre 800 cavalli per tonnellata e una gustosissima velocità massima di 375 km/h. Il cartellino del prezzo dice 887.000 euro e l'esclusività è garantita da Jensen stesso, il quale ha garantito che non saranno prodotti più di 15 esemplari in tutto. Arash AF10. Arash Farbaud ha fondato l'azienda nel 1999, ma deve ancora iniziare a vendere automobili. Il suo primo tentativo, la GT, andò male. Ci ha riprovato con la GTS, che è stata poi venduta a Chris Marsh, il quale ci fece la Farbio GTS 350. Nel 2009 Farbaud ha presentato la AF10, con un motore V10 da 850 cavalli, che è stato poi ulteriormente sviluppato fino a diventare un mostro da 2080 cavalli. Presentata nel 2016 al Salone di Ginevra, questa versione ibrida presenta un motore V8 sovraalimentato da 6200 cm3 che eroga 900 cavalli, supportato da 4 motori elettrici che aggiungono altri 1180 cavalli. Con un prezzo di vendita che parte da 1.400.000 euro, sospettiamo che la produzione resterà abbastanza limitata. Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupé. L'auto più rara e forse anche la più costosa al mondo è la Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupé del 1936, prodotta in soli 4 esemplari dalla casa automobilistica francese. Premiata più volte come l'auto più bella al mondo, oggi ne sono sopravvissute solamente 2. Una appartiene allo stilista Ralph Lauren, che vanta un'incredibile collezione con oltre 70 modelli che potrete controllare anche nel video uscito lunedì scorso, mentre l'altra, nel 2010, venne venduta ad una cifra di poco superiore ai 30 milioni di dollari.
Il compratore, però, ha preferito rimanere anonimo. Bene, spero che il video sia stato di vostro gradimento. In tal caso, come sempre, ricordate di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale di Motori Online se non lo siete già. Inoltre, fatemi sapere nei commenti qualche altro modello di auto che voi ritenete molto molto raro e che non ho inserito in questa classifica. Magari potrei inserirlo in una prossima top. E quindi non ci resta altro da fare che salutarci. Se questo video è stato di vostro gradimento, ricordate di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale di Motori Online e noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video.